Come avrete notato, nelle ultime lezioni ci siamo via via allontanati progressivamente dalla filosofia greca e infatti con il neoplatonismo abbiamo iniziato a parlare di filosofia romana. Oggi svoltiamo ulteriormente pagina e ne apriamo una che ci terrà compagnia per un po' e sicuramente influenzerà tutta la filosofia che avremo davanti, perché inizieremo a parlare di filosofia cristiana e di come il cristianesimo abbia influito sulla riflessione di moltissimi pensatori. Vi presenterò a grandi linee il periodo storico in cui ci troviamo e poi inizierò ad affrontare uno dei principali autori cristiani, uno dei più grandi filosofi cristiani, che è Agostino, Sant'Agostino di Ippona. Andiamo a cominciare. Un sorso di caffè. Batman è presente, lo vedete un po' di soppiatto, sta lì ad osservarci da dietro e iniziamo a parlare di questa filosofia cristiana. Il cristianesimo a grandi linee, come si impone storicamente, quali sono i suoi dogmi principali, spero già lo sappiate, li conosciate, dovreste averli già visti in tante altre materie. Noi, man mano che affronteremo alcuni pensatori, magari riprenderemo alcuni punti, ma per il momento non vi farò una panoramica così, diciamo, generale del cristianesimo come religione. Spero che sia già noto, altrimenti sui libri trovate dei riassunti abbastanza efficaci. Quello che mi interessa affrontare con voi invece è come il cristianesimo si sia tradotto in filosofia, perché il cristianesimo nasce come una religione ebraica, insomma come una costola dell'ebraismo in Palestina ovviamente, ma poi nel giro di poco tempo inizia a diffondersi nel Mediterraneo, arriva in Grecia e arriva soprattutto a Roma. E quando arriva in Grecia e a Roma, ovviamente non può più presentarsi semplicemente come una continuazione dell'ebraismo, perché in Grecia e a Roma l'ebraismo non ha mai attecchito particolarmente, non è una religione seguita, conosciuta e o apprezzata. C'è bisogno di presentare il cristianesimo in modo che i greci e i romani possano comprenderlo, possano conoscerlo, possono eventualmente farcene conquistare. Per questo il cristianesimo tenta di rapportarsi con la filosofia, subito direi. Perché? Perché la mentalità greca e di rimando la mentalità romana è una mentalità profondamente filosofica, che si è formata sui grandi Platone, Aristotele, Socrate, sui presocratici, insomma, su quell'impianto di pensiero. Quindi, per forza di cose, il cristianesimo deve confrontarsi con quell'impianto di pensiero, appunto, deve fare i conti con la filosofia. E per fortuna il cristianesimo riesce a inglobare alcuni temi prettamente filosofici all'interno della propria dottrina, riesce a relazionarsi bene con alcuni elementi filosofici. D'altronde, quando abbiamo presentato pensatori come i pitagorici, come Platone, come anche proprio recentissimamente i Plotino e i neoplatonici, abbiamo sottolineato come alcune di queste filosofie avevano elementi che poi si sarebbero ritrovati prepotentemente all'interno della dottrina cristiana. Cioè il cristianesimo prende a mani basse, quasi ruba per certi versi, alcuni concetti, alcune riflessioni che erano già state fatte dai filosofi greci e chiaramente le rende coerenti col proprio impianto di valori, con la propria teologia. Questo si vede in particolare nei primi grandi pensatori cristiani, tra cui, come dicevo, Agostino, che è il filosofo che vedremo oggi. Adesso, prima però di vedere Agostino, cerchiamo anche di delineare storicamente come il pensiero cristiano si evolve lungo i secoli. Solitamente, infatti, gli storici della filosofia dividono il lungo periodo di storia della filosofia cristiana in due sottofasi, in due sottodivisioni, caratterizzate da diversi approcci, diverse priorità, diverse forme di pensiero. Il primo periodo è chiamato la patristica e deve il suo nome alla parola latina pater, che vuol dire padre, perché effettivamente in questo primo periodo troviamo i cosiddetti padri della Chiesa, cioè quei pensatori, religiosi, teologi che hanno posto in un certo senso le basi della teologia cristiana.
Quindi era una teologia ancora incerta, bisogna rendersi conto anche di questo. Alcuni dogmi della fede non erano ancora ben cementati, c'era ancora discussione su alcuni temi. E allora, proprio in questi primi secoli di dominio cristiano, si vanno invece definendo meglio i termini delle varie questioni. Ovviamente durante la patristica c'è, come vi dicevo, un grande dibattito e ci sono anche molte eresie, cioè diciamo chiese cristiane che magari non si riconoscono in quella che sta diventando la dottrina dominante. Pertanto si svolgono molti concili, li avrete studiati sicuramente anche in storia, da cui il più famoso è il concilio di Nicea del IV secolo d.C., in cui le varie tendenze del cristianesimo si confrontano tra loro e si cerca di trovare una dottrina unica che unifichi le varie chiese cristiane. Non sempre è possibile, quindi se ne trova una, ma chi non si adegua all'ortodossia, cioè alla nuova, diciamo, fede, al nuovo dogma che viene stabilito in questi concili, viene dichiarato eretico e viene poi combattuto con le armi della ragione, ovviamente per questo momento. Non solo, il cristianesimo quindi deve fare i conti con tutte le sue divisioni interne, e sono per il momento tante, ma deve anche fare i conti con il paganesimo, che è ancora diffusissimo, soprattutto a Roma e in Grecia, e che spesso si lega alla filosofia greca. Quindi è questo un po' il paradosso, perché il cristianesimo tenta di far proprie alcune parti della filosofia greca, ma al contempo di combattere contro chi quella filosofia greca la segue in chiave pagana, ovviamente. E questo dibattito sarà interessante, molto sentito, e aiuterà i pensatori cristiani pagani a affinare meglio anche le loro capacità retoriche e dialettiche. Il punto chiave però sarà il logos. Questa parola importante l'abbiamo già vista. Logos in greco vuol dire molte cose, vuol dire parola, vuol dire ragionamento, può voler dire addirittura legge in certe accezioni, vuol dire studio, vuol dire tante cose, no? Abbiamo detto. Ecco, questa logos, che era stata così fondamentale nella filosofia greca, viene fatta propria anche dalla filosofia cristiana, che cerca in questo modo di ricollegarsi con gli antichi, ma anche di innovare, perché il logos, cioè la ragione che Dio ha donato agli uomini, è appunto un dono divino e gli uomini devono usarlo per cercare di ritornare a Dio, di riscoprire Dio. E questo logos poi, ovviamente, essendo la ragione, sarà dentro anche di noi, oltre che in Dio. Insomma, ci sarà, e lo vedremo proprio con Agostino, una dinamica interessante legata proprio a questo logos, che era la chiave di volta dei filosofi pagani, ma che ora viene fatta propria dai filosofi cristiani. Andrà avanti più o meno fino all'VIII secolo, di solito si dice metà dell'VIII secolo, ma possiamo anche allargarci fin quasi all'anno 1000. Quindi è un periodo abbastanza ampio, che abbraccia tutto l'Alto Medioevo, in pratica, la fine dell'età antica fino alla caduta dell'Impero Romano e poi appunto l'Alto Medioevo. Dopo, attorno all'anno 1000, poi nel 1100, 1200, 1300, cioè con la rinascita successiva, gli storici individuano un periodo di filosofia cristiana diverso, perché ormai i dogmi sono cementati, ormai è chiara qual è la teologia cristiana. Questa seconda fase verrà chiamata scolastica e ne parleremo tra qualche lezione un po' più avanti. Però avrà caratteri diversi, differenti rispetto alla patristica, sarà sempre però una filosofia prettamente cristiana. I grandi filosofi della scolastica, come i grandi filosofi della patristica, saranno vescovi, sacerdoti, santi addirittura. Però oggi ci concentriamo proprio sulla patristica, cioè su Agostino e i suoi colleghi, tra virgolette. Questa patristica è una filosofia, vi dicevo, in cui si tenta di mettere in chiaro le cose e ovviamente per mettere in chiaro le cose ci si appella in qualche modo ai sistemi precedenti, in particolare quali sono le filosofie greche, pagane, che hanno una certa influenza sulla patristica. Io ne sottolineerei in particolare due. Una è lo stoicismo. Lo stoicismo, l'abbiamo visto un po' anche in una delle lezioni scorse, è una filosofia che insiste molto sul dominio di sé del saggio. Il grande filosofo, il saggio, deve essere in grado di dominarsi, di non essere attaccato alle cose materiali, al mondo che lo circonda, essere autonomo e indipendente dal mondo.
deve essere in grado di staccarsi dal mondo. E questa sua alterità, questa sua autosufficienza è cercata molto dai cristiani delle origini come un modello di vita. Quindi vedremo che i primi cristiani per certi versi assomigliano agli stoici, non per tutto ovviamente, perché poi ovviamente il suicidio non se ne parla. Però per appunto questa filosofia morale molto rigorosa, sì, qui si vede una forte influenza. Inoltre, dello stoicismo, il cristianesimo riprenderà anche il concetto di provvidenza, no? Che abbiamo già visto, cioè l'idea che ci sia una legge della storia che regola tutti gli eventi del mondo, a cui l'uomo non può in nessun modo sottrarsi. Ecco, questo lo troveremo prepotentemente anche nel cristianesimo. Questo è un elemento. L'altra grande influenza invece deriva, come vi ho già anticipato, dal neoplatonismo, nel senso che dal neoplatonismo il cristianesimo riprenderà alcuni temi importanti, ad esempio il fatto che la materia sia sede del male, imperfezione, peccato, e che ci si debba il più possibile staccare da questa materia per cercare di riavvicinarsi a Dio. Poi un Dio trascendente, di cui non si può parlare, talmente altro dal mondo da non poter essere neppure descritto, eppure un Dio da cui tutto deriva. Ecco, questi elementi li vedremo chiaramente anche nella filosofia di Agostino. E allora cominciamo a parlare di questo Agostino, un personaggio importantissimo della tarda età antica, un personaggio che ha avuto un'influenza fortissima sul cristianesimo e sulla cultura occidentale, quindi cercherò di essere anche abbastanza sintetico, però alcune cose molto importanti vanno dette. Tra l'altro Agostino è un personaggio molto particolare anche perché la sua filosofia è in un certo senso una filosofia vissuta, direi. Cioè non è una filosofia astratta, teorica, teoretica, in cui uno si mette nella sua stanzetta a pensare a chissà come funziona il mondo e poi quando esce da questa stanzetta vive più o meno come tutti gli altri, no. La ricerca filosofica di Agostino è una ricerca basata esclusivamente sulla sua vita vissuta. Non a caso una delle sue opere più importanti si intitola Confessioni ed è una sorta di autobiografia, diciamo così, rivista tramite gli occhi della filosofia e della fede. Quindi Agostino, quando fa filosofia, indaga se stesso prima di tutto. Indaga i suoi comportamenti, quello che sente, quello che pensa di essere e di sentire, e cerca di relazionare questa sua indagine su di sé con Dio, col mondo, con la natura ovviamente. Quindi è una filosofia che parte da eventi concreti, che parte da una vita concreta e che cerca di cambiare questa vita concretamente. Cioè non è una filosofia, ripeto, in cui semplicemente si indagano i misteri della mente o dell'essere. Certo, si parlerà anche di questi problemi, ma se ne parla in relazione all'uomo. Quindi è una filosofia per certi versi anche nuova, no? Perché certo anche nei filosofi precedenti c'erano a volte dei richiami molto concreti, però raramente c'era un'impronta così nettamente, diciamo, personale, che invece in Agostino troviamo chiara. Visto che la sua filosofia si lega alla sua vita, vale la pena conoscere almeno a grandi linee la sua vita, perché è parte stessa integrante del suo percorso di pensiero. Agostino nasce nel 354 d.C. in Africa, nel Nord Africa, nell'Algeria attuale, che all'epoca era dominio romano ovviamente, in una città che si chiamava Tagaste, ed è figlio di un padre pagano e di una madre cristiana. Già qui si vede la particolarità. C'è da dire che appunto nel IV secolo il cristianesimo aveva iniziato a diffondersi anche prepotentemente all'interno dell'impero romano, ma conviveva con altre religioni, appunto col paganesimo e con altri culti di cui ancora parleremo. E quindi lui stesso è figlio di due genitori di fedi diverse. C'è da dire che la madre cristiana, si chiamava Monica, ha un'influenza molto forte su Agostino, sia nella giovinezza sia poi nell'età matura, anche se da giovane Agostino non si ritiene cristiano, non si professa cristiano e anzi racconta lui stesso di aver avuto una giovinezza piuttosto dissoluta. Come vi dicevo, scrive quest'opera, Le Confessioni, in cui confessa i suoi stessi peccati giovanili, diciamo segno di un ragazzo con una vita, diciamo, interessato più ai piaceri che all'impegno e soprattutto alla religione.
Ciononostante, nelle stesse confessioni racconta che attorno ai 18 anni scopre la filosofia e la scopre grazie a un'opera di Cicerone che purtroppo è andata perduta, non abbiamo, che si chiamava L'Ortensio. Quindi inizia comunque a studiare, pur avendo un carattere un po' burrascoso, diciamo, e inizia a lasciarsi appassionare, affascinare dalla filosofia. Tra l'altro, sempre in questi anni giovanili, ha anche un figlio, a cui verrà dato nome Adeodato, nome un po' strano oggi, ma insomma, Adeodato, da una donna che però non sposa, quindi pensate un po', anche in quell'epoca, per carità, non siamo in un'epoca, tra virgolette, bacchettona, però insomma, un ragazzo padre senza matrimonio era comunque una cosa un po' particolare, segno che questo Agostino non era certo il cristiano perfetto, il buon cristiano, almeno a vederlo da giovane. Come vi dicevo, da giovane però Agostino, nonostante l'influenza della madre, non aderisce al cristianesimo e non sa bene in che direzione andare, è un ragazzo perso per certi versi, lo dice proprio lui stesso, fino a che a un certo punto un culto particolare che si stava diffondendo in Nord Africa in quegli anni non finisce per affascinarlo. Questo culto è il manicheismo, un termine che avrete sentito nominare perché ancora oggi si usa dare del manicheo a qualcuno. Oggi, quando sentite qualcuno che dice sei un manicheo, intende dire che sei uno che vede le cose o bianche o nere, in maniera netta, senza vie di mezzo, no? Tra il bene e il male, tra il bianco e il nero. Ecco, il manicheismo era un culto pagano che si era diffuso in quel periodo. Pagano perché? Perché era sostanzialmente fondato su due divinità. Prevedeva due divinità: la divinità della luce e la divinità dell'oscurità, la divinità del bene e la divinità del male, che erano in perenne lotta tra loro. E quindi questo spiegava, ad esempio, come mai nel mondo ci sono eventi positivi ed eventi negativi, grandi gioie, grandi grazie e grandi disgrazie, grandi dolori, no? Perché? Perché bene e male sono in lotta perenne, no? Lo yin e lo yang in un certo senso. Ecco, questo culto aveva avuto un certo successo appunto in Nord Africa anche perché veniva professato da degli adepti che erano particolarmente bravi dal punto di vista retorico, cioè giravano di città in città e sapevano parlare piuttosto bene, sapevano convincere i giovani, a differenza dei retori cristiani che anche loro giravano e cercavano di fare proseliti, ma almeno nel Nord Africa in cui viveva Agostino erano meno bravi, meno abili. Quindi Agostino aderisce per qualche tempo al manicheismo, fino a quando però non incontra uno dei leader, uno dei capi di questa chiesa, tra virgolette, che si chiamava Fausto, e dal quale rimane però profondamente deluso, perché questo Fausto, davanti alle domande di Agostino, che vuole capire alcune incongruenze della dottrina, non sa rispondergli in maniera adeguata, non sa convincerlo. E lì Agostino inizia per la prima volta, in un certo senso, a rimuginare e a mettere in discussione appunto questo manicheismo. Quindi Agostino abbandona il manicheismo, si professa per un po' di tempo scettico, cioè aderisce a una corrente che ritiene che non si possa conoscere nulla con certezza, quindi anche in campo religioso non si possa dire granché, ma soprattutto cerca lavoro come retore perché a furia di studiare è diventato un abile retore egli stesso, sa parlare molto bene, scrive ottimi discorsi, insegna retorica, insomma, fa un mestiere che ha anche una certa richiesta, non tanto in Nord Africa, quanto più in Italia, presso la corte imperiale, lì che serve la retorica, è lì che servono i bei discorsi. E infatti nel 383 decide di lasciare l'Africa per trasferirsi in Italia. Passa prima per Roma, rimane qualche tempo a Roma e poi si trasferisce ulteriormente a Milano, dove dopo qualche tempo viene raggiunto dalla madre Monica e dal figlio Adeodato che vanno a stare con lui appunto in Italia. Qui trova lavoro, anche un certo successo, e però inizia a maturare in lui una sorta di conversione che culminerà nel 386. Perché una conversione? Perché intanto appunto arriva Monica, che questa madre così devota continua a insistere e a sperare che il figlio si converta al cristianesimo. E quindi c'è questa influenza forte. Poi c'è la conoscenza, l'incontro e la conoscenza con il vescovo di Milano, che è quello che sarà poi noto come Sant'Ambrogio, grande padre della Chiesa,
ambrosiana dal suo nome, cioè la chiesa milanese. Ecco, Ambrogio è uno dei grandi santi di quell'epoca, una delle personalità più carismatiche della chiesa cristiana e chiaramente influenza notevolmente Agostino, ha una presa molto forte, un tipo carismatico e Agostino effettivamente si fa venire dei dubbi davanti a questa persona che sembra proporgli una visione diversa, inedita per lui del cristianesimo. Infine c'è un terzo elemento, quindi Monica, Sant'Ambrogio. Il terzo elemento è che Agostino inizia a studiare in maniera approfondita Plotino, le Enneadi di Plotino, le ricordate, il padre, uno dei padri del neoplatonismo. Ecco, la lettura di Plotino, coniugata insieme all'influenza di Monica e di Ambrogio, lo spingono effettivamente alla conversione. Come vi dicevo, 386 Agostino decide di aderire al cristianesimo e l'anno dopo riceve il battesimo. Rimase poi per qualche tempo a Milano, ma poi morì a Deodato molto giovane in maniera improvvisa e Agostino decise di fare ritorno in Africa. Tra l'altro nel viaggio verso l'Africa morì pure la madre Monica. Quindi quando arrivò in Africa il povero Agostino si trovò abbastanza solo, decise di farsi sacerdote e successivamente divenne anche vescovo di Ippona. Per questo è ricordato a volte anche come Agostino di Ippona. Ippona era una città del Nord Africa piuttosto importante all'epoca. Tra l'altro fonda anche un ordine, l'ordine degli Agostiniani, che avrà un certo successo lungo i secoli, e si dedica chiaramente alla definizione di una filosofia cristiana, ma non solo a una filosofia, anche a combattere proprio contro le eresie, come vi dicevo prima, no? È un periodo in cui le eresie spuntano, tra virgolette, come funghi, perché ogni chiesa, ogni zona cristiana pretende di interpretare un po' a modo suo il Vangelo, i dogmi, eccetera, e c'è dibattito. In particolare Agostino dovrà vedersela con i donatisti e il pelagianesimo. I donatisti erano una corrente che era nata per criticare alcuni vescovi indegni, diciamo. Il pelagianesimo invece era già più agguerrito perché soprattutto insisteva sul fatto che l'uomo potesse salvarsi solo con le proprie forze, senza bisogno della grazia divina. Invece, come vedremo, Agostino la pensava in maniera piuttosto diversa e quindi parteciperà a tutti i più grandi dibattiti teologici dell'epoca, dovrà combattere ovviamente anche contro i manichei e sarà uno dei più grandi uomini del pensiero della sua epoca, capace, ripeto, di mettere in chiaro i principali tasselli della filosofia cristiana. Scrive ovviamente moltissimo, ma due opere sono veramente fondamentali e hanno segnato la cultura occidentale. La prima ve l'ho già citata, Le Confessioni, è un'opera fortemente autobiografica, scritta attorno al 400, dopo Cristo ovviamente, in cui Agostino ripercorre la sua vita giovanile e la sua conversione al cristianesimo, spiegando anche i motivi, spiegando anche i ragionamenti, spiegando anche un po' della sua filosofia. La seconda opera è La città di Dio, che viene scritto tra il 413 e il 426 d.C., che prende spunto da un fatto storico molto importante che avviene nel 410, perché nel 410 avviene il celeberrimo sacco di Roma da parte dei Visigoti. Questo sacco di Roma in cui i barbari riescono ad entrare nella capitale storica dell'impero e a martoriarla ha una profonda eco, un grande impatto sulla mentalità del tempo, perché sembra che l'impero sia ormai vicino al tracollo, in effetti nel giro di qualche anno crollerà. E quindi questo spunto serve ad Agostino per riflettere più in profondità su quella che è la città degli uomini, Roma, o comunque la città umana in cui ogni uomo è preso dalla cupidigia, dagli interessi materiali, dai vizi e dalle passioni, e invece dall'altra parte una città di Dio da contrapporre a quella degli uomini, una città di Dio ideale in un certo senso, in cui vivere seguendo i dettami evangelici, in cui vivere in maniera completamente diversa secondo l'insegnamento del Vangelo e della fede. Ecco, queste sono le opere principali. Poi Agostino muore poco dopo, nel 430 d.C., ma la sua influenza la ritroveremo per tutta l'età antica, ma anche l'anno prossimo quando faremo Cartesio e altri pensatori del 500-600 e a volte anche 700.
Iniziamo ora a vedere qual è questo pensiero di Agostino, visto che l'abbiamo anticipato già da un pezzo, ma facciamo fatica ad arrivarci perché la biografia è, insomma, abbastanza importante. Cosa pensa Agostino? Io direi di partire dal rapporto con lo scetticismo. Vi ho detto che in gioventù, subito dopo aver lasciato il manicheismo, Agostino aveva momentaneamente aderito a questa corrente filosofica, che era una corrente che era nata già in ambiente greco e che sosteneva, appunto, come vi dicevo, che la conoscenza umana sia sempre incerta, sia sempre impossibile riuscire ad arrivare ad una verità e che quindi anche in campo religioso non ci si potesse esprimere, non si potesse dire Dio c'è, Dio non c'è, Dio è fatto così, Dio è fatto cos'ha, perché di fatto non c'era abbastanza sapienza per poter conoscere queste cose. Ecco, Agostino era partito da qui. Però una volta che si converte al cristianesimo, ovviamente rifiuta la dottrina scettica, perché la dottrina scettica non può aderire a una fede. E inizia a riflettere anzi sullo scetticismo, arrivando a formulare alcune critiche allo scetticismo. In particolare, partiamo da due critiche iniziali. La prima è questa. Si può anche ammettere, dice Agostino, che su alcune cose non vi sia certezza, ovviamente. Però si deve anche ammettere contemporaneamente che su altre cose una certezza c'è. Prendiamo ad esempio i rapporti matematici. Sui rapporti matematici non si può essere scettici. 3 per 3 fa 9. Dico bene, se non siete proprio in difficoltà con la matematica, mi dovreste aver detto certo che fa 9. Bene, se 3 per 3 fa 9, lo fa per me, lo fa per voi, lo fa per un bambino di quarta elementare, terza elementare, seconda elementare che ha fatto le tabelline. Lo fa per un anziano, lo fa al polo nord, al polo sud, oggi, ieri, domani, giusto? Non è una verità mutevole, è una verità che diremmo assoluta, no? Indipendente dal soggetto, oggettiva. È una verità certa, quindi possiamo dirla anche così, no? Non si può essere scettici davanti al fatto che 3 per 3 faccia 9, non c'è dubbio. Quindi intanto gli scettici dicono che bisogna mettere in dubbio tutto, ma 3 per 3 uguale 9 è già pare difficile metterlo in dubbio, sembra una verità certa. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento è che anche i principi della logica, vi ricordate i principi aristotelici, principi di identità, di non contraddizione, del terzo escluso, eccetera, anche i principi della logica sembrano avere la stessa forza della matematica. Cioè il principio di non contraddizione sembra accettabile. Una cosa, se è vera, non può essere contemporaneamente anche falsa. È scontato, no? E questo vale per uno che è credente, ma dovrebbe valere benissimo anche per uno scettico. Nessuno scettico può mettere in dubbio questo. Quindi, in primo luogo, ci sono alcune verità che sembrano indubitabili. Ma poi ragioniamo ancora ulteriormente su cosa vuol dire dubitare. Cos'è il dubbio? Il dubbio vuol dire mettere in discussione la verità di alcune affermazioni, non essere sicuri della verità di alcune affermazioni. Ma ovviamente per dubitare, per poter dubitare, serve una mente che dubiti, no? Dubitare è un verbo. Ogni verbo ha bisogno di un soggetto che svolga quell'azione, se no il verbo non ha senso, dico bene. Ora, se dubitare è un verbo, è un'azione compiuta da qualcuno, il fatto di dubitare presuppone che quel qualcuno esista. Per dubitare, ripeto in altro modo, serve una mente dubitante, serve qualcuno che dubiti. Cioè, il fatto che io metta in dubbio delle cose implica necessariamente che io esista. In latino, Agostino la esprime così: Si fallor sum. Se dubito, allora sono. Cioè, se io sono capace di mettere in dubbio delle cose, significa che io devo esistere. Per poter dubitare, deve esserci una mente, un qualcuno che dubita, e questo qualcuno non posso che essere io. Questa è una certezza, non è una cosa di cui si possa dubitare, è una certezza assoluta che supera ogni possibile obiezione degli scettici. Quindi attenzione, questo è un argomento molto importante che ritroveremo ripreso anche in epoche successive, soprattutto Cartesio, un filosofo che vi ho già citato prima brevemente, un filosofo francese del 600, farà propria questa riflessione di Agostino e la espanderà, la renderà ancora più corposa. È ancora più importante. Però questo è il fulcro. Io posso dubitare di tante cose, posso mettere in dubbio ogni mia certezza, ma proprio perché io sto mettendo in dubbio qualcosa, bisogna che io esista. Ok? Quindi questo significa, secondo Agostino, che la nostra coscienza
è il rapporto con la verità. Dubitare, mettere in dubbio le cose, vuol dire avere un rapporto, avere un confronto con la verità. Ok? Ovviamente la cosa caratteristica è che la mia coscienza, per mettere in dubbio quello che ha dentro di sé, deve farsi in un certo senso autocoscienza, cioè deve cercare di prendere coscienza di se stessa, capite? La coscienza mette in dubbio le proprie verità che sono contenute nella coscienza stessa, quindi cosa vuol dire? Che riflette su di sé, si guarda, guarda se stessa e si analizza. Ora, questo vuol dire che la coscienza diventa autocoscienza, cioè prendere coscienza come davanti a uno specchio di se stessi. Cosa importantissima questa, perché solo l'uomo può fare questo, solo l'uomo dubita. Gli animali, fa notare questo Agostino, non dubitano gli animali. Gli animali hanno una coscienza, o quantomeno prendono coscienza di quello che c'è attorno a loro, ma è una coscienza diversa dalla nostra, perché prendono coscienza ma non si pongono dei dubbi. Gli animali non è che se guardano un albero possono dirsi ma questo albero esiste davvero oppure no. Gli animali vedono un albero e lo considerano un albero. Noi invece ci diciamo ma quest'albero chissà che storia ha, chissà se ha una sua realtà ontologica, se esiste davvero, se è una copia delle idee e così via, capite? Quindi noi mettiamo in dubbio le cose, noi abbiamo un'autocoscienza che riflette su di sé, cosa che gli animali invece sostanzialmente non hanno. Ora, proprio riflettendo sulla distinzione tra uomo e animali, Agostino arriva a dire che questa autocoscienza di fatto è l'anima. Che cos'è questa forza dentro di noi, questa consapevolezza, questo capire anche se stessi, riflettere su di sé, non è altro che l'anima. Quindi l'autocoscienza è anima. E quest'anima è un'anima che pensa, ovviamente. Come può mettere in dubbio? Per mettere in dubbio le cose deve pensarle, necessariamente. E vuol dire che è un'anima che pensa a delle idee che sono dentro di sé. Quando vi ho detto l'autocoscienza riflette su di sé, riflette sui suoi contenuti, vuol dire che l'anima, chiamiamola così adesso, riflette sulle proprie idee. Benissimo. E può metterle in dubbio. Può dire questa idea è fallace, questa idea è falsa, oppure questa idea è vera, oppure non so se questa idea sia vera o falsa, come facevano gli scettici. Questo è il punto. Ora però attenzione, riflettendo sulle idee, Agostino si rende conto che alcune idee hanno una forza particolare. Pensiamo all'idea matematica, ad esempio. Pensiamo all'idea diretta. Cos'è? In cosa consiste l'idea diretta? L'idea diretta è una linea con infiniti punti. Infinita, diciamo, a destra e a sinistra, usando un termine che i matematici mi rimprovererebbero, però per capirci. È una retta, una linea che non finisce né da una parte né dall'altra. Un'idea del genere, noi come possiamo essercela formata? Ce l'abbiamo dentro la mente? Certo che ce l'abbiamo, ci facciamo esercizi di matematica per una vita alle superiori. Ora, com'è possibile che abbiamo nella mente un'idea del genere quando noi rette nel nostro mondo non le abbiamo viste mai? Io non so se voi siete mai usciti e avete visto una retta, io una retta infinita non l'ho mai vista. Io quando esco, oppure quando mi guardo intorno, vedo dei segmenti, cioè vedo delle linee, magari il bordo del tavolo, che inizia in un punto e finisce in un altro, questo è un segmento. Non è una retta. Vedo segmenti più lunghi, più corti, però sempre segmenti. Il mio occhio, a un certo punto, la visuale finisce e lì finisce il segmento. Non vedo mai rette. D'altronde non posso andare all'infinito. Quindi rette non ho mai viste. Un altro concetto matematico interessante è quello del punto. Noi abbiamo visto dei punti? Un punto punto che ha l'unità più piccola della retta? In realtà no, abbiamo visto delle palline piccole, ma mai il punto. Abbiamo mai visto, che so, un triangolo, che so, rettangolo perfetto? Probabilmente no, perché quei pochi triangoli e rettangoli che vediamo in natura sono in realtà non perfetti. Se andassimo col goniometro a misurare l'angolo retto, magari risulterebbe 90 gradi e 10 decimi o cose di questo genere, mai 90 gradi esatti all'estrema misura, no? D'altronde quando andate a fare in fisica gli esperimenti di laboratorio vi dicono esiste l'errore di misura eccetera eccetera eccetera, segno che la perfezione in natura sembra non esistere, eppure nella mente c'è. E questo vale per le idee matematiche, ma vale anche per altre idee. Pensate all'idea di giustizia. Noi abbiamo l'idea di giustizia, abbiamo l'idea di cosa è bene, cosa è giusto, eppure nel nostro mondo di giustizia
vera con la G maiuscola ne vediamo ben poca, forse mai, vero? Abbiamo l'idea di bellezza con la B maiuscola, ma nel nostro mondo non vediamo la bellezza con la B maiuscola, vediamo delle bellezze parziali che un pochino assomigliano alla bellezza ideale, ma non sono mai uguali. Allora, Agostino usa tutti questi discorsi per dire che nella nostra anima, perché alla fine è l'anima che contiene le idee, ribadisco, nella nostra anima ci sono certo delle idee che derivano dal mondo. L'idea di tazza, ho visto la tazza, ho l'idea di tazza, vabbè, questa è facile. Questa deriva dall'esterno, l'idea di Batman deriva dai fumetti, dai film e dal nostro Batman di pezza. Ma l'idea di giustizia, l'idea di retta, l'idea di punto, l'idea di bellezza sono idee diverse, sono idee perfette in qualche modo e io la perfezione nel mio mondo non l'ho vista mai. Quindi come fanno a esserci? Come ho fatto ad avere dentro di me delle idee del genere? Ulteriore argomento a sostegno di questa tesi che ormai mi sembra già abbastanza evidente è questo. Anche i principi della logica, il principio di identità, il principio di non contraddizione, il principio del terzo escluso e così via, sono principi che trascendono l'esperienza, vanno oltre l'esperienza, che non posso aver capito dall'esperienza perché mi sembra di averli dentro da quando sono nato in qualche modo, no? Mi sembra che vengano prima di ogni esperienza. Il concetto che A uguale A non è che l'ho imparato vedendo le cose, ce l'avevo già dentro. Le regole di verità trascendono l'esperienza, questo sembra dirci il nostro amico Agostino. Cioè sono dentro di noi in qualche modo da prima, non sappiamo ancora bene come, ma sembrano essere dentro di noi da prima. Sembra che non possiamo averle create noi, che non possano essere frutto della nostra anima, della nostra mente. Capite? Cioè in pratica Agostino arriva a dire che noi con le nostre sole forze non possiamo spiegare come mai pensiamo, non possiamo spiegare come mai abbiamo certe idee, che non possono essere create da noi, come vi dicevo, no? Non sono frutto della nostra fatica, del nostro lavoro, certe cose sì, ma altre no. Cioè il pensiero non riesce a spiegare se stesso, non riesce a giustificare se stesso, non riesce a chiarire tutti i meccanismi del pensiero stesso, è debole da questo punto di vista. E allora come si spiega tutto questo meccanismo, tutto questo pensare, tutte queste idee che sono presenti dentro di noi? Si spiegano solo con Dio. Se queste idee, questi concetti, queste regole sono presenti dentro di noi da prima, allora qualcuno deve avercele date, deve avercele donate. Qualcuno che non può essere altri che Dio, un ente superiore, che ci ha donato la ragione. Questa dottrina va sotto il nome di teoria dell'illuminazione, nel senso che, secondo Agostino, Dio è come una luce, ci lancia una luce, ci accende una luce, che cala sulla nostra anima e chiarisce le cose. Questa luce è la grazia. Dio ci ha dato un dono. Questo dono è la luce, questa luce è la grazia, cioè la ragione. Il logos di cui parlavamo prima. Se noi abbiamo la ragione, se noi abbiamo queste idee matematiche, idee valore come li chiamava Platone, idee della logica, strutture, leggi del pensiero che sono dentro di noi da prima che noi iniziassimo a fare esperienza, allora queste idee, queste regole, queste leggi non possono che derivare da Dio come un dono gratuito. Quindi ci sono le conseguenze importanti. Intanto lo scetticismo è in errore, perché è vero che a volte le cose ci possono sembrare oscure, ma noi abbiamo delle regole solide di verità, che sono già scritte nell'anima prima ancora di iniziare a vivere. E queste regole derivano dalla ragione massima, cioè da Dio. Prima cosa. Seconda cosa, quando noi usiamo la ragione, usiamo questa luce, non facciamo altro che usare ciò che Dio ci ha dato, cioè stiamo sfruttando i doni di Dio, ci stiamo anche in un certo senso avvicinando a Dio, perché quando noi indaghiamo dentro noi stessi e troviamo questa luce, troviamo questa ragione, troviamo questa forza, queste idee, queste regole che sono lì da sempre, allora troviamo Dio, indirettamente ovviamente, troviamo i segni di Dio, le impronte di Dio che Dio ha lasciato dentro di noi. In questo senso la ricerca filosofica
la ricerca di una spiegazione, l'uso della ragione diventano quasi forme di preghiera, potremmo dire, no? Perché diventano modi per avvicinarsi a Dio. Se siete stati attenti a questa spiegazione, vi sarà risultato abbastanza chiaro che c'è in questa teoria dell'illuminazione una profonda influenza di Platone, ovviamente, no? Cosa diceva Platone in particolare nella Reminiscenza? Diceva che le nostre anime hanno dentro di loro il ricordo delle idee, un ricordo sopito che va risvegliato, ma hanno un ricordo non uguale in tutti, perché alcune anime sono più sagge, hanno visto più cose nell'iperuranio, altre anime ne hanno viste meno, però hanno il ricordo delle idee e queste idee vanno tirate fuori. Ecco, Agostino sta dicendo qualcosa di simile, cioè sta dicendo che le anime hanno dentro di loro le idee più fondamentali, le idee valore, le idee matematiche e le regole di verità. Solo che la differenza qual è? Che queste anime ce le hanno, queste verità, non perché siano salite al cielo e prima di reincarnarsi abbiano visto queste idee nell'iperuranio, ce le hanno perché Dio le ha messe dentro agli uomini, perché Dio le ha donate agli uomini. Quindi il percorso verso la filosofia, come dicevo, anche verso la salvezza, ovviamente, è un percorso guidato da Dio tramite il suo dono, guidato da un dono che è quello della ragione, ma poi non c'è solo la ragione, bisogna dire. Dio dona all'uomo la ragione, ma dona all'uomo anche la fede, ovviamente. E ragione e fede, per Agostino, adesso lo vedremo, devono lavorare insieme, devono lavorare di pari passo, pur usando metodi diversi e mezzi diversi, per guidare l'uomo verso la salvezza. Ovvio che in questo senso c'è già da dire una cosa. La salvezza dell'anima, che per i cristiani dovreste già saperlo, è figlia anche delle opere buone, la salvezza dell'anima non è mai un lavoro in cui l'uomo ci mette solo le sue forze. L'uomo da solo non può salvarsi. L'uomo da solo non ha i mezzi per arrivare a Dio. Agostino lo dice abbastanza chiaramente, se l'uomo rifiuta Dio e usa la ragione da solo, non può arrivare a conoscere veramente Dio, può arrivare solo al massimo a una teologia negativa, cioè al neoplatonismo, può avvicinarsi ma non arrivare veramente a Dio. Se invece l'uomo si fa guidare dalla ragione ma anche dalla fede, cioè da tutti i doni di Dio, cioè dalla grazia di Dio, allora arriva veramente a conoscere Dio, il che vuol dire che non dipende solo dall'uomo. Dipende anche e primariamente da Dio. Senza la grazia divina non si va da nessuna parte. Questo è un discorso su cui poi in realtà Agostino rimane in parte ambiguo, perché su quanto pesi la grazia e quanto pesino le opere buone c'è dibattito, e lo vedremo quando faremo Lutero, abbiamo visto in storia, ma vedremo anche in filosofia qualcosina l'anno prossimo. Però in Agostino, diciamo, c'è questo concetto da ribadire molto chiaramente. La grazia divina è la condizio sine qua non, cioè quella condizione di partenza senza la quale conoscere Dio è impossibile. È anche per questi motivi che, come vi dicevo, Agostino scrive le Confessioni e in genere imposta la sua filosofia come un viaggio molto personale, molto interiore anche, perché l'anima di Agostino e l'anima di ogni uomo è lo specchio di Dio, no? Vi ho detto che nell'anima si trovano le tracce di Dio, e allora se io voglio cercare Dio, posso cercarlo anche passando attraverso la mia anima. E per questo Agostino indaga se stesso, ma poi come si indaga? Si indaga in qualche modo cercando un compromesso, potremmo dire, tra Platone e il cristianesimo, perché spesso le sue opere sono dei soliloqui, cioè sono quasi dei dialoghi con se stesso. Quindi sembra un po' riprodurre lo stile platonico che, ricorderete benissimo, era improntato al dialogo, cioè al confronto tra più personaggi che interagivano tra loro, proprio perché solo col dialogo si può scoprire la verità. In questo caso Agostino accetta in parte questa visione: il dialogo serve per capire la verità, ma più che un dialogo con gli altri è importante un dialogo con se stessi, e quindi appunto un soliloquio per indagare più in profondità la propria anima e capire dove c'è Dio, perché l'anima rimanda a Dio e Dio a sua volta rimanda all'anima. D'altronde, bisogna dire anche questo, l'anima dell'uomo è stata creata a immagine e somiglianza di Dio. E pertanto per indagare l'anima,
tutte e due le forze bisogna usare la ragione, bisogna usare la fede, che come vi dicevo vanno di pari passo. Agostino sintetizza questo concetto con una celeberrima frase latina, che adesso vi dico, vi scrivo e vi conviene anche imparare a memoria. La frase è questa: crede ut intelligas, intellige ut credas. Che cosa significa? Credi per capire, capisci per credere. Cosa vuol dire? Detto in termini più semplici, la fede e la ragione si aiutano a vicenda, si sostengono a vicenda. Puoi partire dalla ragione per arrivare meglio alla fede, ma puoi partire anche dalla fede per arrivare meglio alla ragione. E i due lati della medaglia sono complementari, si sostengono a vicenda. Ovviamente questo stretto rapporto tra Dio e l'anima fa sì che noi possiamo trovare Dio solo quando ci fidiamo della nostra anima, solo quando ascoltiamo e leggiamo profondamente la nostra anima. Per questo Agostino arriva a dire che Dio, arriva anche a chiamarlo verità e amore. In che senso verità e amore? Nel senso che noi, quando diciamo la verità, cioè quando ragioniamo per capire le cose e arriviamo a conoscere una cosa con verità, usiamo la ragione, ci appelliamo alla nostra anima e quindi ci avviciniamo a Dio. Perché Dio è verità con la T maiuscola. Perché le regole della verità ce le ha messe Lui dentro. Sono frutto di Lui. Allo stesso modo è amore. Quando noi amiamo, cosa facciamo? Ci appelliamo alla nostra anima, lato magari non più razionale ma sentimentale della nostra anima, e quando lo usiamo in maniera pura scopriamo Dio, perché quell'amore che troviamo nell'anima è un riflesso dell'amore divino. E quindi quando amiamo, quando facciamo il bene, quando diciamo la verità, quando seguiamo cioè la nostra anima, seguiamo Dio. È un cammino di perfezionamento verso Dio, è un cammino di incontro con Dio. Questo era il discorso forse più importante per capire la filosofia agostiniana, il fulcro di tutto il suo pensiero. Ci sono poi, anche nei libri trovate, molti altri elementi che si potrebbero, volendo approfondire, sono davvero tanti. Però io mi concentrerò in quest'ultima parte del video su due temi che hanno avuto una grande influenza nella storia della filosofia, e che secondo me vale la pena sottolineare. Il primo è il tempo, riguarda il tempo e inizierò subito. Il secondo è il cosiddetto problema del male. Partiamo dal tempo. Allora, il tempo è qualcosa che Agostino affronta in maniera molto originale e anche avanti coi tempi per certi versi. Perché Agostino arriva a sostenere che il tempo non abbia una sua consistenza oggettiva, ma sia piuttosto un fenomeno mentale. Cosa intende dire con questo discorso Agostino? Intende dire che, e spero risulterà chiaro anche a voi, quando noi viviamo, davanti a noi non abbiamo il passato e il futuro, abbiamo solo il presente. In questo momento in cui sto parlando, il passato non esiste più e il futuro non esiste ancora. Esiste l'attimo, costantemente diverso, in cui io mi trovo a parlare. Dico bene? Il passato dove esiste? Non fuori di me. Fuori di me non esiste più, è stato, è esistito pochi secondi fa, ma adesso non esiste più. Esiste casomai dentro di me, cioè esiste come ricordo nella mia anima. Mi seguite? Il passato, quando io prima vi ho parlato della patristica, quel momento è passato appunto, lo dice la parola stessa, cioè non c'è più. L'ho impresso nel video e voi potrete riascoltarlo e riviverlo, ma è un momento che è già avvenuto. E che di fatto non esiste più se non nel file digitale con la mia faccia. Non è più reale, è un ricordo casomai. E se è un ricordo, esiste in un contenitore di ricordi, cioè nell'anima, oppure in un file. Oggigiorno, ma all'epoca di Agostino i file non c'erano, nell'anima, che è un contenitore di ricordi anche, no? Quindi il passato non esiste. È esistito ma non esiste più. È il ricordo di qualcosa che è avvenuto, un ricordo impresso nell'anima. Il futuro, neppure questo esiste. Il futuro deve ancora arrivare. Il futuro è sempre avanti, ma quando si realizza, quando esiste, diventa presente. Come futuro non esiste mai. Infatti il futuro dove sta? Non sta fuori di me. Il futuro, anche questo sta scritto nell'anima. Perché il futuro è l'aspettativa di cose future. Quando ci diciamo cosa farai in futuro, vuol dire cosa immagini nella tua anima di fare in futuro.
Quindi il futuro è sempre una speranza, un'aspettativa, una visione, quello che volete, ma qualcosa che non è reale ancora, è immaginato. E se è immaginato da un'anima, da una mente, oggi diremo, Agostino dice, un'anima che immagina e pensa. Quindi capite bene che la dimensione del tempo, passato, presente e futuro, va un po' rivista. Perché? Perché questa successione temporale, passato, presente e futuro, esiste soprattutto nell'anima più che nella realtà delle cose. Anche il presente poi cos'è? Il presente è prestare attenzione alle cose, cioè serve un'anima che si accorga del tempo, che si accorga del presente. Insomma, in fin dei conti, Agostino arriva a dire che il tempo esiste solo finché esiste un'anima che percepisce il tempo, che ricorda il passato e anticipa il futuro, un'anima pensante. A questo punto, visto che sta parlando del tempo, Agostino si interroga anche sull'origine del tempo e in particolare si interroga su come Dio abbia generato il mondo, chiaramente rifacendosi alla Bibbia, è ormai aderito al cristianesimo e nella Bibbia, testo sacro, ritiene di trovare la chiave per capire l'origine del mondo. C'è un problema però. La Genesi, il libro originale della Bibbia, il primo in cui si spiega la creazione, appunto, presenta in ebraico una piccola ambiguità, nel senso che quando Dio si dice creò il mondo, viene usato un verbo che all'epoca di Agostino poteva essere interpretato in modi diversi, perché il verbo era bara, veniva tradotto generalmente come Dio fece il mondo, ma poteva anche essere tradotto come ordinò il mondo. E chiaramente usare la parola fare, usare la parola ordinare, le cose possono cambiare come ricorderete, perché Agostino arriva a dire che ci sono tre possibilità. Prima, Dio ordina il mondo, cioè ordina la materia. In questo caso, se fosse vera questa prima possibilità, il Dio cristiano sarebbe simile al demiurgo platonico, no? La materia già esisteva e Dio l'ha solo ordinata. Ma allora in questo caso saremmo davanti a un dualismo, perché ci sarebbe Dio e ci sarebbe la materia, che non dipende da Dio. E quindi avremmo quasi una forma di politeismo, di antagonismo, di dualismo, sarebbe complicato. Seconda ipotesi, Dio crea, genera meglio le cose come emanazione della sua sostanza. Era in fondo l'ipotesi di Plotino, il neoplatonismo, e questa Agostino l'aveva ben studiata. C'è però anche una terza possibilità, che Dio abbia creato le cose dal nulla, che prima non ci fosse nulla, solo Dio, e poi Dio abbia generato le cose, però ha generato qualcosa di diverso da sé, non come propria emanazione, ma appunto di differente. Alla fine, dopo una lunga riflessione, Agostino sceglie questa terza ipotesi, che è la cosiddetta ipotesi creazionista. Perché scatta queste due ipotesi? Beh, la prima, quella diciamo del demiurgo, perché se la materia fosse esistita da sempre, allora per forza di cose Dio ne sarebbe risultato limitato. Dio non sarebbe stato l'unico ente eterno, ma avrebbe avuto anche la materia di fianco a lui, eterna come lui, e quindi insomma non sarebbe più stato un Dio onnipotente, superiore ad ogni cosa. Quindi questa ipotesi Agostino la scarta, ma scarta anche l'ipotesi neoplatonica. Perché? Perché se davvero, come diceva Plotino, Dio avesse generato per emanazione le cose, allora le cose, il mondo, l'anima almeno, sarebbero state fatte della stessa essere di Dio, della stessa sostanza di Dio, cioè si sarebbe potuti cadere in una sorta di panteismo, cosa che, di cui Agostino non è per nulla convinto. Certo, il neoplatonismo separava nettamente Dio, l'uno, dalla materia e dalle cose, però è anche vero che l'anima era qualcosa di strettamente legato all'uno, che poi andava a infondersi dentro la materia. Agostino questo preferisce non dirlo e anzi, secondo lui, è molto più plausibile che Dio abbia creato dal nulla la materia, e quindi anche la materia sia frutto del suo volere, sia frutto della sua scelta. Non può essere male in assoluto la materia, se l'ha creata Dio. E però Dio l'ha creata. Questo è un bel cambio di prospettiva, perché per la prima volta si arriva a dire che si può creare dal nulla, cosa che i greci non avevano mai detto. I greci ritenevano impossibile logicamente la creazione dal nulla, e infatti la materia generalmente era eterna, per i greci, le varie divinità la ordinavano solamente. Invece Agostino cambia prospettiva ed è uno dei grandi cambiamenti della prospettiva cristiana, che appunto, ripeto, prevede che Dio nella sua onnipotenza possa creare anche dal nulla. Però attenzione, Dio crea dal nulla, ma crea
in un certo senso in maniera simile al Demiurgo. Vi ricordate che il Demiurgo prendeva la materia, la plasmava, prendendo a modello le idee. Anche il Dio cristiano fa qualcosa del genere, perché crea dal nulla, ma quello che crea, lo crea prendendo a modello le idee presenti nella sua mente. E quindi mette, crea le cose immaginandole prima, potremmo dire, usando un riferimento eterno, che sono le sue idee. Crea le cose con la parola, dice la Bibbia, e questa parola è il Logos, tra l'altro, no? Cioè è la ragione. Logos che nel Vangelo viene usato anche per parlare di Gesù. Se vi ricordate il Vangelo di Giovanni, inizia con la famosa frase: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. In greco, che è la lingua originale di quel Vangelo, la parola Verbo è Logos, non a caso, e sottintende la figura di Gesù Cristo. E quindi è la ragione, la parola con cui Dio crea il mondo, in qualche modo, in metaforicamente ovviamente, ok? E quindi tutto il mondo si genera, viene creato da Dio, meglio, viene plasmato da Dio dal nulla, e così facendo, nel momento in cui Dio crea il mondo, crea anche il tempo. Perché Dio è eterno, e essendo eterno e immutabile, chiaramente Dio non cambia, non è soggetto al divenire, per Dio il tempo non esiste. Il tempo non ha senso. Dio è al di là del tempo. Non ha neppure senso, dice Agostino, chiederci cosa stesse facendo Dio prima di creare il mondo, perché per Dio non c'è un prima e un dopo, perché per lui è un eterno presente, è tutto immutabile. Quindi non c'era un prima e un poi, c'è solo il presente per Dio. Tutto è presente contemporaneamente a lui, e quindi per lui non c'è il tempo. Però Dio ha creato il mondo creando anche il tempo, perché il mondo invece non vive nella dimensione di Dio, è diverso da Dio. D'altronde il mondo è imperfetto mentre Dio è perfetto, il mondo è mutevole mentre Dio è immutabile, il mondo è soggetto a divenire mentre Dio non è soggetto a divenire, il mondo ha un inizio e avrà una fine mentre Dio non ha né inizio né fine, chiaramente. Questo implica che appunto il mondo, come vi ho appena anticipato, ha un inizio e ha una fine. Il che vuol dire che inizia a imporsi una nuova visione del tempo, che è una visione che viene solitamente chiamata visione lineare, contrapposta alla visione invece circolare dei greci. Se vi ricordate, con vari pensatori, con gli stoici per ultimi, ma anche prima, abbiamo spesso presentato una visione del tempo ciclica, cioè oggi il tempo c'è, scorre, 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 ma prima o poi tutto si ripeterà. Fondo anche in Platone, per quanto non a livello cosmico, ma a livello del singolo, il singolo vive, rivive, incarnandosi diverse vite, c'è sempre una dimensione circolare del tempo. Ecco, nel cristianesimo, da Agostino in poi soprattutto, c'è una visione invece lineare, c'è un prima e un poi, e il poi non ricomincia da capo, non si ritorna indietro. Il tempo ha una direzione chiara, il tempo nel mondo ha un'origine, quando Dio ha creato il mondo, quello è l'inizio dei tempi, e avrà anche una fine, la fine dei tempi sarà il giudizio universale, quando Dio chiamerà a sé tutte le anime. Rimane, come vi dicevo, un ultimo problema da affrontare, che è quello del male. Allora, un problema che abbiamo già visto, se vi ricordate, con Epicuro. Il problema è questo: se Dio è buono, per Epicuro era se gli dèi sono buoni, ma se Dio è buono, com'è possibile che esista il male? Com'è possibile che ci sia il dolore, la sofferenza, le tragedie in questo mondo, se Dio è onnipotente e buono, dovrebbe aver creato un mondo buono, bello e puro? Agostino è molto tormentato da questo problema, lo era anche da giovane. In fondo la stessa adesione al manicheismo, ve l'ho già anticipato, era frutto di questo tormento. Lui sentiva dentro di sé una parte di male, magari che conviveva con una parte di bene, e non capiva come mai queste due parti potessero convivere. Il manicheismo una spiegazione la dava, diceva: le cose buone le ha create il principio della luce, le cose cattive, il principio delle tenebre, del male, quindi due divinità in lotta tra loro, due principi divini in lotta tra loro. Ma ora Agostino ha aderito al cristianesimo e bisogna cercare di spiegare questo problema alla luce della filosofia cristiana, del pensiero cristiano, della teologia. Ed effettivamente Agostino riesce, dal suo punto di vista, a risolvere il problema, perché lo pone in questi termini. Intanto non bisogna chiedersi da dove deriva il male. Ci siamo posti per molto tempo la domanda sbagliata, dice Agostino. Ci siamo chiesti da dove derivava il male, abbiamo detto da un dio, da un'altra cosa. Ma non è questa la vera domanda. La vera domanda è: che cosa è il male? Prima di tutto dobbiamo chiederci che cosa è il male.
E la risposta che ne deriva è: il male è mancanza di bene. Molto figlia delle riflessioni di Plotino questa risposta. Il male è mancanza di bene. Come il buio è mancanza di luce, come il silenzio è mancanza di suoni, così il male è mancanza di bene. Cosa vuol dire? Che il male non ha una sua consistenza oggettiva. Non esiste il male, esiste solo il bene. Come non esiste il buio, esiste solo la luce, non esiste il silenzio, esiste solo il suono. Però questo bene che Dio ha creato, perché Dio ha creato solo il bene, non è arrivato ovunque, come la luce non arriva ovunque, come il suono non arriva ovunque. Anche il bene non è arrivato ovunque. È arrivato con diversi gradi di perfezione nel mondo. Cioè, in alcune cose c'è più bene, in altre cose c'è meno bene. E laddove il bene è arrivato poco, c'è mancanza di bene, cioè c'è male. Quindi Dio non ha voluto darci le tragedie, non ha voluto darci il male, ha creato il bene. E però questo bene non può arrivare ovunque, arriva in misure diverse, si può anche corrompere. E dove si corrompe, dove non arriva, lascia spazio al male. Quindi non c'è contraddizione nella presenza del male, secondo Agostino. E poi, ulteriormente, cerca poi di analizzare nel dettaglio alcuni tipi di male, anche per chiarire meglio i dubbi di chi può avere questioni sull'argomento. E in particolare, analizzandoli meglio, distingue due tipi di mali, i cosiddetti mali fisici e i mali morali. I mali fisici sono quelli che non dipendono dall'uomo, ad esempio un terremoto, che ne so, una malattia e così via. I mali morali invece sono quelli che dipendono dall'uomo, cioè io mi comporto male, faccio del male a qualcun altro. Ora, i mali fisici, partiamo da questi, i mali fisici si spiegano in vari modi. In primo luogo potrebbero essere anche necessari nel piano divino. Cioè può capitare che per realizzare il piano divino si debba passare anche attraverso qualcosa di momentaneamente doloroso, dannoso, problematico. Il problema è che noi non conosciamo il piano divino nella sua completezza, quindi vediamo solo quel breve momento di male e crediamo che la nostra vita non abbia senso, che il nostro dolore non abbia senso e così via. Mentre quando saremo nell'aldilà tutto ci sarà spiegato e tutto ci sarà chiaro e lì capiremo che Dio aveva per forza bisogno di quel male a volte per arrivare al bene. Questo è un elemento. Un secondo elemento può essere anche che c'è bisogno nell'ordine del mondo anche del male. In fondo, se non ci fosse l'ombra, noi non sapremmo che cos'è la luce. Se non ci fosse il silenzio, noi non sapremmo cos'è il suono. E possiamo apprezzare la luce e il suono proprio grazie all'ombra e al silenzio. Allo stesso modo, se non ci fosse il male, non sapremmo cosa sarebbe il bene. E quindi abbiamo bisogno del male per apprezzare il bene nel piano divino. E anche in questo senso va quindi accettato il male come una componente essenziale dell'universo. E poi il male, esiste il male morale, cioè quello fatto dall'uomo, e lì sì che c'è un male vero, perché l'uomo a volte commette il male e quando lo fa cade nel peccato, un peccato che è sempre figlio del fatto che l'uomo si lascia più affascinare dalle cose terrene che da Dio. Le cose terrene non sono male di per sé, ma devono essere usate dall'uomo, secondo Agostino, per giungere a Dio, per avvicinarci a Dio. Quando invece ci appelliamo alle cose fisiche, alla materia, per staccarci da Dio, per dimenticarci Dio, cadiamo nel male, cadiamo nel peccato e necessariamente facciamo soffrire qualcuno, noi stessi o gli altri. Tutto questo ovviamente è possibile perché Dio ci ha donato il libero arbitrio, cioè l'uomo è libero di scegliere cosa fare. È libero di comportarsi bene e di comportarsi male. Attenzione però, in realtà l'uomo non sceglie mai il male. D'altronde l'uomo non può scegliere il male, perché il male non esiste, vi ho detto, no? Il male non c'è. È come dire, io voglio vedere il buio. Non si può vedere il buio. Si può vedere la luce. Solo la luce esiste. Cioè non si può dire, io voglio vedere il buio. Si può dire, io voglio poca luce. Allo stesso modo non si può volere il male che non esiste, si può volere solo il bene. Però non si può scegliere il male, ma si può scegliere male, dice Agostino. Cosa vuol dire? Che io posso fare la scelta sbagliata scegliendo un bene minore rispetto ad un bene maggiore. Come vi dicevo, tutto ciò che Dio ha creato è bene, anche la materia è bene, anche il denaro è bene. Però è un bene piccolo rispetto al bene divino. Dio è un bene molto più grande, la vicinanza con Dio. Ok? Allora io il denaro
posso usarlo per fare la carità, per fare del bene e avvicinarmi a Dio. Se uso il denaro così, bene, mi avvicino a Dio, e infatti il denaro, che è indirettamente frutto di Dio, è un bene. Qual è il problema? Se io mi attacco al denaro e faccio, divinizzo il denaro, faccio del denaro il mio Dio, in un certo senso, prendo il denaro che è un bene piccolo e lo rendo grande, e il bene grande che è Dio lo rendo piccolo. Quindi oriento male i miei desideri, oriento male la mia volontà, capite? Scelgo la cosa sbagliata, scelgo male. Non scelgo il male, perché non è il male il denaro. Scelgo male, perché do troppo peso al denaro, capite? In questo modo posso sbagliare e cadere nel peccato. E quindi il peccato è sempre un difetto di volontà. È sempre frutto del nostro libero arbitrio e frutto delle nostre scelte sbagliate, di un orientamento sbagliato. Non è Dio che ci ha donato il male, ma Dio ci ha donato solo il bene, poi noi possiamo scegliere male. E questo è il nostro limite, ovviamente. Sul libero arbitrio poi dell'uomo ci sarebbe da dire altre cose, perché vi dicevo che comunque l'uomo sceglie bene, secondo Agostino, grazie alla grazia, perché la scelta è frutto anche della ragione e della fede. E ragione e fede vengono da Dio. E senza questo dono divino, io da solo sono molto debole, non posso scegliere bene. Insomma, quanto sia frutto della nostra forza e quanto invece di un dono divino rimane ambiguo in Agostino. Nel senso che c'è il libero arbitrio, ma forse un libero arbitrio guidato da Dio, spesso. Perché se io scelgo bene perché ci ragiono e Dio mi ha dato la ragione, è grazie a Lui che scelgo bene, capite? Non è tutto merito mio e quindi neanche tutto libera scelta mia, in un certo senso. Però, ripeto, su questo Agostino è abbastanza ambiguo. Diciamo che a me basta che abbiate capito il meccanismo del male e del peccato e, casomai, in approfondimenti futuri, magari riprendendo anche Lutero e vedendo più nel dettaglio il servo arbitrio e il confronto con la dottrina cattolica, potremmo discutere di questo argomento. Per intanto questo basta. Ecco, ho detto, ho parlato tanto, abbiamo fatto un video piuttosto lungo, ma spero che sia tutto chiaro. Ci sarebbe, ripeto, molto altro da dire in realtà su Agostino, un filosofo ampio e complesso, ma io direi che, essendo anche a fine anno scolastico, questo ci può bastare già abbastanza per comprendere i punti cardine della sua filosofia. Come al solito usate anche il libro per riguardare quello che vi ho detto, in descrizione trovate gli argomenti che ho trattato con il link al minuto in cui li trovare all'interno del video. Se avete poi dubbi o perplessità potete contattarmi tranquillamente e cercherò di risolverli. Ci vediamo presto con altri video di filosofia. Alla prossima! Possibile obiezione degli scettici. Passa. Perché mi stavano pesando? Ho capito. Sei arrivata che ero proprio nel mezzo della frase.